dopo il terzo furto lei che farebbe? Rimarrebbe? Evidentemente io quando sono arrivata hanno cominciato a parlucchiare, perché poi signora ha fatto film, e allora questa parte della riviera è una parte più pericolosa, diciamo, no? Quindi la prima cosa, mi hanno rubato la macchina, no? Dopo poco che sono arrivata, la macchina. Poi sono tornati. Quindi mi hanno rubato tutto quello che avevo in casa, sia l'argento che i gioielli, tutto mi hanno preso, anche la bigiotteria. Allora io sono rimasta proprio, secondo voi come sono stata? Contenta di aver fatto la scelta di tornare a Napoli? No. Allora dico, speriamo che passi. Questa volta è stata durissima, più delle altre volte. Hanno rubato meno perché hanno trovato meno. Se tu hai rubato la volta prima tutto quello che c'era, chiaramente che trovi? I telefoni, i profumi. Dopo il terzo furto lei che farebbe? Rimarrebbe? Cioè, che cosa penso? Mi dispiace perché adesso ho le mie amiche, sto bene, c'è il mio mare, però vivere così... Io poi vado e vengo da Roma, non è che sto qua fissa. A Roma praticamente sono stata in collegio, ci ho vissuto sempre, tutta la mia carriera, tutto a Roma. Se non state a Roma, che fa? Che succede? Niente. La mia casa è a Roma. Sì, quando io dico Roma è meglio, subito a Napoli mi sgridano. No, poi dappertutto, anche a Milano, i napoletani non vogliono sentirlo. Ma non è vero, perché succede dovunque. Magari succede dovunque, ma non in questo modo. E che proprio ti puntano, no? Ti puntano, come una dice a questa qua, col marito che è stato ministro, sicuramente noi troviamo sempre delle cose.